Senza perdere tempo con Francesco Bellofiori, subito al Bentegodi di Verona nel 3-4-1-2 da scudetto di Capello. Ci sono Zebina, Fuser e Assunção, senza Cafu, Emerson e Del Vecchio, la formazione giallorossa. Malesani sceglie Filippini davanti a Ferron, Mazzola a centrocampo, Montagno, Gilardino e Mutu, il giovane attacco. Avete visto l'arbitro, il signor Farina. Serata caldissima e Verona che fa subito sul serio. Gilardino sulla sinistra, la palla dentro, Montagno non arriva, poi insegue Candelà e c'è subito questo contatto in aria fra i due. Farina lascia correre, poi Mutu è stato tra i protagonisti del Verona, il tocco di Gilardino forse in fuorigioco. C'è soprattutto il Verona nei primi 20-25 minuti del match e c'è soprattutto Adrian Mutu qui steso da Assunção. La Roma prova a riorganizzarsi ma è Pelizzoli che ha grandi riflessi su questo tocco di Filippini, la punizione era di Mutu. Poi Totti erudisce, viene erudito da Capello, la Roma soffre anche se ci sono questi duelli tra Gilardino e Samuel, l'argentino tra i migliori della partita. Piccoli segnali di Roma, Totti per Battistuta, l'argentino segna ma è in fuori gioco, siamo al 26esimo minuto. Candelà, Roma attaccata anche in fase difensiva, recupera la palla Montagno, il colombiano 18enne dentro, prova il sinistro, la palla altissima sopra la traversa della porta di Pelizzoli. Siamo alla 34esima, ancora Montagno, osservate. Sguscia Tomasi, poi cerca il colpo a sorpresa e Malesani si inquieta. 36esimo, Candelà, Totti, calibra il cross ma Battistuta non arriva sul pallone. E sono le prove del gol, arriviamo al 45esimo. Calcio d'angolo di Fuser, palla sul secondo palo recuperato da Totti, cucchiaiata Samuel. Presente il colpo di testa dell'argentino, il suo secondo gol in Serie A, ma attenzione, cucchiaiata di Totti ed ecco lo stacco di Ferron, palla sulla sinistra di Ferron, angolino alto, Capello reagisce così e siamo nella ripresa. Ancora Mutu e c'è Samuel su Gilardino, sempre presente il difensore di Capello. Ancora Malesani e poi Battistuta che prova questa punizione da una trentina di metri, forte ma centrale. 14esimo, Montagno, il sinistro, il tema è lo stesso, lanciare in profondità Mutu, davanti a lui Zebina prova il rumeno, la conclusione altissima. Poi c'è una serie di cambi, entra Guigou per Assunção, Zago colpito, abbandona per Siviglia, anche nel Verona cambia Malesani, Salvetti per Montagno, applauditissimo dal pubblico del Bentegodi, e il giocatore del Liechtenstein Frick per Gilardino. Capello quasi si arrabbia perché forse capisce che il Verona sta per passare in vantaggio. Oddo, il tiro cross, Pelizzoli, posizione più centrale, siamo al 29esimo, la corsa di Malesani, il pareggio del Verona, il quinto gol in Serie A per l'esterno destro gialloblu. Rivediamo ancora questo tiro che Pelizzoli cerca di controllare ma la parabola lo scavalca. La Roma si arrabbia, Totti, osservate come si coordina e prova a cercare la porta di Ferron. Totti ha giocato una grande partita. Il capitano giallorosso ancora presente in campo, momenti di tensione, ma la serata è veramente molto calda, i ritmi sono stati altissimi per tutto il match. Montella prova la profondità su Battistuta, il colpo di tacco di Totti, la conclusione fuori bersaglio dell'argentino. Siamo intorno al 40esimo minuto, ci prova ancora il Verona. Vediamo ancora Mutu che prova ad allargare, poi la sua conclusione, la palla non trattenuta da Pelizzoli e il rumeno si arrabbia. Sull'altro fronte Guigou sfreccia in area del Verona, prova il cross, Ferron è ben piazzato e si arrabbia in questa occasione Capello con o l'arbitro o il suo giocatore. Siamo nelle fasi conclusive del match ma è ancora lui, Mutu, l'ultima palla, gol per il Verona, Pelizzoli ben piazzato, si distende e respinge con i piedi. E siamo in chiusura con l'1-1 finale del Bentegodi e con Capello che non riesce a battere Malesani.